Gulchamal schiva ed ignora Deva tutto il tempo e tutti in casa l'hanno notato. Lei pensa che sia per la sua tentata fuga, ma in realtà non è così. Comunque l'uomo le permette di andare in ospedale per andare a trovare suo padre. Ma una volta lì, Deva scopre da Ipek che gli uomini che l'hanno rapita erano di Zaffer e che quindi è stata lei, la donna che vedeva come una madre, a farla quasi uccidere. Da Ipek, Deva viene anche a sapere che Arman si nasconde a casa di Gulchamal. Per lei questa è una bella sorpresa. Furiosa però, Deva decide di andare ad affrontare Zaffer. Vefa la insegue e quando la vede entrare a casa della donna, pensa che a questo punto sia vero che Deva stia facendo la spia per lei ed avverte Gulchamal. Ovviamente non è così, perché chi sta facendo la spia per Zaffer è in realtà Mert. Assistiamo poi ad uno scontro infuocato tra Deva e Zaffer. Gulchamal costringe Gulendam ad andare a farsi visitare. Quindi i due, in compagnia di Mert, si recano in ospedale. Gulendam vive momenti di terrore. Teme infatti che ora suo fratello e suo marito scoprano che ha perso il bambino che aspettava. Ma durante la visita succede qualcosa di molto particolare. La dottoressa che le fa l'ecografia le dice che va tutto bene e che la gravidanza procede serenamente. No, nessun miracolo. Quando tornano a casa, scopriamo che è stato Vefa a manipolare la visita medica e quindi a salvare Gulendam. L'uomo, infatti, ha parlato con la dottoressa e le ha chiesto di dire che non c'erano problemi. Questo perché Vefa ha scoperto il segreto di Gulendam. La donna lo ringrazia. Lui le dice però che alla prossima visita la dottoressa dirà che qualcosa non va. Deva finalmente riabbraccia Arman perché lo raggiunge nel punto della casa di Gulchamal in cui è nascosto. I due parlano proprio di Gulchamal. Deva si dice dispiaciuta perché ha capito che l'uomo non si fida più di lei, anche se non ha capito il motivo. Arman sostiene che lei si stia innamorando. Poco dopo arriva lì proprio Gulchamal, che conferma alla giovane che è vero che non si fida più di lei, ma non le dice il perché. Deva parla poi con Gulendam, la quale le racconta della tragica storia della morte del loro papà. E a lei chiede aiuto affinché Gulchamal possa recuperare la fiducia che ha perso. Gulendam le promette che lo aiuterà. Gara va a trovare Ibrahim in ospedale e gli racconta quello che è successo a Deva, e cioè che Zaffer l'ha fatta rapire e che la ragazza stava addirittura morendo. Dalla conversazione tra i due abbiamo ancora di più la conferma che Gara è la madre di Deva e che il padre della ragazza non era altro che Mustafa Pehlivan, l'uomo che Zaffer sposò dopo aver abbandonato Gulchamal e Gulendam. Dunque, Arman e Deva sono fratellastri perché figli dello stesso padre. Gara poi spiega ad Ibrahim qual è il vero obiettivo di Zaffer, e cioè far innamorare Gulchamal del suo nemico. E il suo nemico è appunto Deva, dato che è la figlia di Mustafa, l'uomo che lui uccise con le sue stesse mani. Gara poi chiede ad Ibrahim qualcosa di molto importante, e cioè di trasferirsi a casa di Zaffer una volta uscito dall'ospedale e di fare la spia per lei. Deva vuole riconquistare la fiducia di Gulchamal e per questo prepara una serata dedicata a loro due. Serata che però viene rovinata dalla presenza ingombrante di Mert, che proprio da Gulchamal si fa trovare un po' troppo vicino a Deva. Mert dice che Deva si era scottata ad una mano e voleva aiutarla.
Gulchemal lo allontana, ma la serata comunque va a monte. Il giorno dopo, quando si risveglia, Deva trova sul suo comodino una crema per le scottature e il suo cellulare, nel quale trova anche il messaggio che Mert le scrisse prima di sposare Gulendam, dicendole che praticamente la stava lasciando. A portare il telefono e la crema a Deva mentre dormiva è stato sicuramente Gulchemal. Gulendam scopre che Gulchemal sta nascondendo Arman e dinanzi al giovane fa una bruttissima sfuriata perché non accetta che il figlio di Zaffer viva sotto lo stesso loro tetto. Gulchemal cerca di calmarla e le dice che il ragazzo non ha colpe se Zaffer li ha abbandonati. Nell'osservare la furia della donna, Arman si convince ancora di più che Gulchemal e Gulendam stessa siano suoi fratelli. Pensa però che loro tre siano figli dello stesso padre, e cioè Mustafa Pelivan. Arman riporta ciò anche a Deva, e da qui pensa di capire perché Gulchemal odi così tanto Zaffer, e cioè perché la donna lo ha allontanato da suo padre. Ovviamente è tutto sbagliato. Mert intanto scopre proprio che Arman vive a casa di Gulchemal e quindi si prepara ad informare Zaffer. Zaffer e Gulchemal si contendono lo stesso progetto che dovrebbe coinvolgere il loro paese. Per aggiudicarselo devono sborsare tantissimi soldi, si parla di un investimento enorme. I due si trovano faccia a faccia alla riunione per guadagnarsi il progetto, ma alla fine è Zaffer a spuntarla. Durante la riunione non manca un pesante confronto tra madre e figlio, e Zaffer, intanto, da un messaggio di Mert, scopre anche che Arman vive da Gulchemal, e per lei questo è un bruttissimo colpo. Gulchemal si convince sempre più che a riportare le notizie a Zaffer sia Deva, quando non è così. Anzi, la ragazza ha pure tentato di informarlo dei piani di Zaffer, però non ci è riuscita, poiché Gulchemal non ha risposto alla sua telefonata e non ha letto il suo messaggio. Appositamente. Più tardi Gulchemal organizza a casa sua una riunione e allo stesso tavolo fa sedere Deva, Arman, uno dei due clienti italiani e anche Zaffer stessa. A sua madre Gulchemal offre tantissimi soldi. Ora che la donna si è accaparrata il grande progetto per il loro paese, sborsando una grande somma di denaro, sicuramente avrà bisogno di altri soldi per evitare di finire in rovina. Zaffer gli ride in faccia e rifiuta. Poi tenta di riportarsi a casa Arman, ma il giovane le dice che non si muoverà da lì e precisa che vuole stare insieme a suo fratello. Nel sentire queste parole, a Zaffer prende un colpo. Teme che suo figlio abbia scoperto il grande segreto che nasconde. Però non è così. Arman, infatti, inizia a parlare ed esprime la sua convinzione riguardo al fatto che lui, Gulchemal e Gulendam siano figli dello stesso padre, e cioè Mustafa Pelivan. Zaffer tira un sospiro di sollievo. A questo punto prende la parola Gulchemal, che spiega ad Arman che non è così. Gli parla però di una forte rivalità che c'era tra i loro padri, motivo per cui oggi lui è in guerra con sua madre Zaffer. Insomma,
per proteggerlo dalla verità, gli racconta una storia del tutto falsa. Harman comunque decide di restare a casa di Gulchemal e dice a sua madre che tornerà a casa solo quando lei avrà riconosciuto i suoi errori e avrà chiesto scusa a Gulchemal e a Gulendam per averli fatti soffrire in passato, sempre a causa della rivalità che c'era tra Mustafà e il padre dei due. Pochi attimi dopo restano soli Gulchemal e Deva. E Gulchemal dice alla giovane che ha scoperto che lei è una traditrice perché fa la spia per Zaffer. È lei che le ha riportato tutti i suoi movimenti. Deva naturalmente nega. Lei non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Non avrebbe mai fatto sapere a Zaffer dove si nascondeva Harman, per esempio. Ma Gulchemal non le crede. L'uomo poi prende una valigia piena di soldi e dice a Deva che quella è sua. Il suo lavoro lì è finito, può prendersi il denaro e andarsene via. Chiuderà anche il contratto che ha fatto con lei. Deva gli tira addosso i soldi e scappa via, urlando di sentirsi umiliata. Gulchemal le corre dietro, continuando a darle della traditrice. Deva decide però di non andare via da quella casa, ma di restare. E dà a Gulchemal 3 giorni di tempo, 3 giorni in cui dovrà dimostrare che lei è davvero una traditrice. Vuole che trovi le prove. Poi andrà via.